Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi guardiamo insieme alcuni libri che sfoglio insieme alla mia bimba, si diverte tantissimo. Il tema sarà quello degli animali perché è il suo tema preferito fin da quando è piccolissima, perciò li guardiamo insieme e se il video vi piace non scordatevi di mettermi un bel mi piace, mi farà tanto piacere. Per chi ancora non è iscritto invece iscrivetevi e rimaniamo in contatto. Ciao! Partiamo sicuramente da questa catena qui delle stagioni, estate, autunno, inverno e primavera, di Lothke, non so, è un nome impronunciabile per me, questo qui, e comunque della casa editrice Clavis per la prima infanzia. Sono strepitosi secondo me, la mia bimba li adoro, io con lei. Praticamente c'è come protagonista questo scoiattolo che va in giro, nella natura ovviamente, e strada facendo scopre le varie stagioni e con essa i vari animali, ok? Per esempio qui stiamo guardando l'estate e allora è bello perché è un libro interattivo, è adatto sia per i bimbi più piccoli perché ci sono tante figure, quindi si inizia con parole semplici per poi andare mano a mano avanti e sarà più adatta anche per i bambini più grandi quando iniziano a leggere, perché è proprio un gioco di attività, dicevo, cioè fa proprio delle domande, vedi la farfalla, e quindi andate a cercare insieme dove si trova la farfalla, per esempio in questo caso sta qua giù, oppure fa un'altra domanda, chi altri ha paura, perché in base alle espressioni dei vari animali si vede proprio, ci sono appunto le espressioni della paura o della felicità, oppure c'è il momento in cui gli animali vanno in letargo e quindi descrive il fatto che appunto questi animali vadano a fare la nanna, e ci sono dettagli ovunque, cioè per esempio qui ho scelto il dettaglio meno raffinato, ma insomma il piccione che fa la cacca, cioè la mia bimba è stata totalmente affascinata da questa cosa, adesso ha 20 mesi e lei inizia a fare l'associazione della cacca nel pannolino, no? E quindi affascinata totalmente dal fatto che anche il piccione fa la cacca e in questo caso lo fa sopra la talpa. Cosa faccio io quando guardo questi libri con la mia bimba? Praticamente cerco di farle fare le associazioni nel miglior modo possibile. Per esempio, ecco, qui c'è un laghetto, ok? Io quando la porto al nido, lungo il percorso della strada, ci sta sempre un laghetto con delle tartarughe e dei pesciolini rossi. E allora quando descriviamo questa pagina, le dico, ti ricordi? Guarda che ci sono i pesciolini rossi anche qui! E poi ti ricordi che oggi abbiamo visto la tartaruga? Ma può essere anche, ecco, il merlo che semplicemente che sta qui, che si vede sopra l'albero, ok? Le mele stesse, perché lei mangia la mela e allora gli si fa vedere che ci sono le mele. Oppure, ma dov'è il topino? Perché, vedete, è minuscolo, no? Quindi ce n'è uno qui. Ah, ma ce n'è un altro, lo sai? Ed è qui, per esempio, l'altro topino. Oppure vede il cagnolino che rincorre la palla e la nostra cagnolona ha la stessa identica classica pallina da tennis, no? Quindi lei vede e capisce, insomma, e associa tutto quanto. È molto, molto, molto divertente. Questo, per esempio, è l'inverno. Ecco, appunto, durante l'inverno vanno in letargo e allora qui viene proprio descritto che il riccio va a fare la nanna, oppure più avanti c'è la tana del coniglio, ci sono le galline che si rintanano nel pollaio, quest'estate abbiamo visto insieme le galline, quindi lei le ha associate ancora di più. Oppure, ecco, a proposito del coniglio, quando le faccio vedere il coniglio nel libro, glielo faccio vedere anche poi con, diciamo, o dei peluche o soprattutto, ecco, io avevo comprato questi animaletti qui che riproducono esattamente i vari animali, e allora le ho comprato il cervo e quindi lo mettiamo insieme sopra, vedi che c'è, vedi, questo è il cervo. Ma la cosa migliore ovviamente è anche se riuscite a farle rivedere contemporaneamente anche dal vivo, ossia quest'estate per esempio appunto sono stata in Austria, lì era pieno di mucche, cavalli, c'erano anche cervi, c'erano tantissimi animali, il coniglio, le galline, perché ovviamente lì è pieno di malghe, i bambini si divertono tantissimo perché possono interagire con gli animali, toccarli e quindi memorizzano e si emozionano. Io me li sono portati dietro ovviamente alcuni libri, li porto con me in viaggio in base a quello che so che andrò a vedere, ok? Perché tornati a casa dalla giornata andiamo a prendere insieme il libro e quindi fresche di memoria degli animali appena visti, lei li sfoglia con molto più entusiasmo, no? Quindi ricerca sempre i suoi libri, insomma, interessatissima, e secondo me questo metodo utilizzato con i bimbi aiuta tantissimo a farli innamorare degli stessi libri. Qui vedete i particolari incredibili che ci sono in ogni pagina? È ricco
ricco, ricco, ricco di dettagli, è una cosa fantastica. Che ne so, qui ci sono le more, sempre le ho fatto assaggiare le more e poi siamo andate a prendere il libro e le ho fatto vedere che anche la volpe si era sporcata con le more, perché magari anche lei, ovviamente come tutti i bimbi, si era magari un po' sporcata mangiando. È un modo sia per far capire a lei che non succede nulla, insomma, se si macchia, perché c'è, vedi, è normale, anche gli animali si stanno sporcando, e sia perché appunto fa un'associazione che le rimane impressa bene nella memoria. C'è il dettaglio qui che viene portato via dal vento, ma è veramente, ragazzi, per me è fantastico. Per esempio la zucca, quando vede la zucca inizia a fare questo gesto, perché è il gesto che fa la fata smemorina durante la canzone Bidi Bibodi Bibù di Cenerentola. La zucca viene trasformata in una grande carrozza, Bidi Bibodi Bibù, e si trasforma in una carrozza bellissima. Stessa cosa per i topolini, ovviamente, perché chi saprà bene la favola di Cenerentola sa che anche i 3 topolini vengono trasformati in 3 bei cavalli grandi, e questa è una cosa che lei adora, adora tantissimo. Questa qui era l'autunno, andiamo a vedere la primavera. Vedete che ci sono i cinghiali, c'è il maialino. Lei è stata molto affascinata dai cinghiali e quindi anche lì sono andata a comprare un cinghiale. Vedete per esempio il cinghialotto, ecco, questa è la volpe, quindi le faccio vedere anche la volpe un po' più com'è realmente, diciamo, ok? Spessissimo associo anche dei mini video in cui faccio vedere, per esempio ce n'è uno che lei adora, che è quello della talpa. Un'altra cosa che associo sono delle carte che ho comprato, dei cofanetti Montessori, in cui ci sono, vedete che belle le illustrazioni, le varie illustrazioni dei vari animali, e quindi appunto il cervo, la volpe. Ovviamente in questi cofanetti, faccio vedere, arriva il cofanetto così, no? Il vostro cofanetto amorevole, che io adoro, impazzisco. E cerco, anche se qui vedete quante sono tantissime. Cioè qui ho tutto questo mazzo di carte, ma non è finito, ce ne sono altre. Ma io vado a prendere ancora solo poche di queste immagini. Quello che voglio dirvi, cioè cerco di iniziare a, dovendo fare le associazioni, ecco, se qui trovo la tartaruga, il cinghiale, il maialino, vado a cercare dove sta la tartaruga, il cinghiale, il maialino, così gliele faccio vedere in associazione. Il merlo, che è semplicissimo da trovare ovunque per noi in Italia, no? Glielo fate vedere sotto casa, insomma, cioè dal vivo, dove lo trovate, insomma. Per me è meraviglioso fare queste associazioni con loro, perché appunto è lì che amano veramente i libri, perché capiscono che i libri gli insegnano qualcosa. Noi adulti già lo sappiamo, no? I libri aiutano tantissimo, ci aiutano tantissimo ad apprendere tante cose, ma loro appunto devono capire che questo succede. Quindi vi stavo facendo vedere quello della primavera, guardate che meraviglia, e qui c'è il cinghiale mamma, allora faccio sì, e questi sono i cuccioli, vedi, è la mamma, e lei indicava qui perché sono le tette. Certo, le tette ce l'ha anche il cinghiale, ma come la mucca. È meraviglioso, meraviglioso. Io sono innamorata di questo libro, quindi lo consiglio, questa catena veramente, la consiglio vivamente. Ok? Vi faccio vedere anche altri 2 libri che utilizzavo quando era più piccola e che continuo a utilizzare, cioè questo continuo a utilizzarlo, per esempio, ed è uno dei miei preferiti, anche il suo. Ma siamo partite da questo qui quando era più piccolino, ok? Da questa è sempre una catena, quindi qui adesso si chiama Dov'è la mia papera? È delle edizioni Usborne, che sono fantastiche, perché sono tattili, ok? Nel senso, qui c'è il becco che è morbido. Dov'è la mia papera? E sono molto semplici come illustrazioni, quindi sono per i piccolissimi, ma la cosa bella è che loro toccano, e appunto qui dice ha le ali troppo morbide per essere, insomma, non è la mia papera, ha le ali troppo morbide, e si tocca effettivamente, le ali sono morbide. Oppure c'è qui, ci sono le zampe della papera, le impronte, fa vedere la pancia di questo paperotto del Germano Reale, questo qui, no, che è crespa, effettivamente viene riprodotta così, le uova. Oppure ci sono i pulcini che sono morbidi, e insomma lei ha adorato anche questo qui, ma credo che ci siano, cioè della stessa edizione di Usborne, di queste Dov'è la mia, magari c'è Dov'è il mio gatto, adesso non mi ricordo, però ce ne sono altri.
Poi un altro fantastico sempre sugli animali è questo qui, che consiglio anche tantissimo, Gli animali del giardino da toccare. Queste sono, illustrato da Deborah Punto, Franco Cosimo Panini come edizione. Sono fantastici perché sono sempre libri tattili, la stessa scritta qui è in rilievo, ok? Quando li aprite ci sta per esempio il riccio, ecco anche questo qui, perché voi toccate, sentite? Ok? E punge insomma gli aculei, c'è scritto, no? E c'è il riccio, c'è il merlo col piumaggio, il patirosso, sempre vedete? Sono morbidi, perché gli uccellini sono morbidi, ok? C'è la lumaca che lascia qui la bava, ci sta la talpa che ha gli occhi piccolini, piccolini, e c'è il coniglietto che è pelosissimo proprio, questo l'ha fatta impazzire quando era piccolina, perché lei era abituata a sentire il pelo della cagnolona e penso gliel'abbia ricordato parecchio, perché ha iniziato a fare bow, 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 prima ancora appunto di capire che fosse in realtà un coniglio. Qui è piccolissima la lucertola e la fa vedere in grande, ma che in proporzione al gatto insomma è piccola, quindi veramente ragazzi fatto bene, mangia la mela, insomma è veramente veramente fantastico, c'è anche il bombo pelosone, ok? Questo. E l'ultima cosa che volevo dirvi è che ovviamente io adesso ho utilizzato quei libri, questi sono specifici per bambini, poi quando volete fare le integrazioni, come vi sto dicendo, con degli animali, oppure cioè con degli animali quadridimensione insomma, o con le immagini prese da altri libri o dal vivo ancora meglio, vabbè, di altri libri potete utilizzare tranquillamente anche vecchi, per esempio questo era un vecchio libro che avevo io a casa, che è per adulti perché ci sono proprio le descrizioni dei vari animali, no? Però ci sono magari anche delle illustrazioni fatte bene che quindi fanno vedere al vostro bebè i dettagli dell'animale, cioè non solo l'animale stilizzato ma come poi è effettivamente, e così loro capiscono che quello che vedono sul libro poi lo possono appunto associare alla realtà. Ragazzi, spero di esservi stata utile con questo video, se così fosse fatemelo sapere con un bel pollice in su, non scordatevi, e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sui prossimi video, e per chi vuole ci si vede anche su Instagram, ok? Un abbraccio, ciao! Un'altra cosa da dire è che per esempio con questo qui dell'inverno, siccome appunto gli animali vanno in letargo, io l'ho usato molto anche in preparazione alla fase insomma di addormentamento, cioè prima di andare a fare la nanna cominciavo a farle vedere che piano piano tutti gli animali facevano la nanna, perché il riccio fa la nanna, anche le galline nel pollaio, vedi, vanno a fare la nanna. Vedi che belle, guarda, poi accendiamo la candela, la mettiamo alla finestra, che è tutto buio. Bello, guarda, anche lo scoiattolo è andato a fare la nanna. Sì, anche il gufo, è andato a fare la nanna. E insomma, questa è una cosa che mi è servita tanto, anche per prepararla psicologicamente ad andare a fare la nanna, e veramente ragazzi aiuta tantissimo, cioè iniziare ad abbassare il tono della voce, iniziare a parlare di tutte le persone, gli animali, chiunque insomma va a fare la nanna, e questa è una cosa che proprio li prepara psicologicamente a rilassarsi e poi si addormentano molto prima.